classe 1996, alla sua alla presentazione della sua prima collezione di haute couture. Sofia, ci vuoi raccontare in breve da cosa nasce questa collezione e un po' il tuo percorso? Certo, allora io mi sono laureata da poco al Politecnico in design della moda e infatti ho fatto la tesi anche su Dior, perché ero proprio fissata con l'alta moda e con tutto ciò che era comunque legato al bello e legato a qualcosa che ti dà animo. E io ho iniziato quando avevo 15 anni, per andare a delle feste importanti volevo avere un abito unico che non avesse nessuno e ho iniziato a fare molto per gioco. Mia madre era una stilista, poi ha smesso che sono nata io. Mia nonna e mia bisnonna cucivano degli abiti per i rispettivi figli, quindi è rimasto sempre un po' questo amore all'interno della mia famiglia. Infatti quando avevo 6 anni ho chiesto come regalo alla mia classe dell'elementare una macchina da cucire, cosa che non mi ricordavo neanche perché l'ho ritrovata pochi mesi fa in uno scatolone. Quindi ho iniziato a fare gli abiti molto per gioco all'inizio, verso quando avevo appunto 15 anni, e le amiche mi richiedevano, le mie amiche dicevano di farli fare per loro su misura, e quindi pian piano è cresciuta questa storia. E mi sono laureata al Politecnico e a settembre ho fatto un trunk show al Salotto di Milano, questa shopping house di lusso molto bella, nella quale ho visto che la mia collezione appunto poteva essere la vetrina, poteva essere appunto l'ideale appunto come contesto. Allora Sofia, abbiamo qua intorno le tue creature, più che creazioni. I miei bambini. Ci puoi dire, se dovessi riassumere in poche e brevi parole, quali sono gli elementi che caratterizzano i tuoi abiti? Tanto amore, penso sia la cosa fondamentale. E poi la ricerca prima, proprio la ricerca fondamentale delle materie prime d'eccellenza. Abbiamo dei ricami che sono dei ricami unici proprio al mondo, utilizziamo del filo d'oro 24 carati, dipinti a mano, pietre preziose, anche perché mio bisnonno era un collezionista di pietre preziose, mi è rimasta sempre questo amore e ho voluto appunto riunire un po' tutti i figli della famiglia all'interno di questa collezione. E la particolarità è di scomporre tutti gli ricami e ricrearli sul corpo della persona, personalizzandoli, quindi sia dal punto di vista di gusto ma anche dal punto di vista proprio del corpo, perché essendo capi su misura si vanno a valorizzare ovviamente le forme del corpo della donna, e il desiderio appunto è che tutte le donne si possano sentire a proprio agio, questo è fondamentale. Bene Sofia, chi è la tua donna di riferimento e se hai una donna di riferimento? Beh, la mia donna, diciamo, deve essere una donna che ami il bello e capisca il valore di questa tipologia di prodotto. E non c'è praticamente un target di riferimento ben preciso, perché sono abiti fatti su misura, quindi si può spaziare veramente dalla ragazza che va al 18° fino alla signora, anche addirittura delle nonne. Ad esempio ho realizzato delle collezioni ovviamente sempre stando su attenti ai desideri di gusti e anche ovviamente l'occasione d'uso, e anche abiti da sposa, quindi si può veramente spaziare. Beh, sicuramente il mio desiderio è di crescere, questo penso sia fondamentale, e penso che un messaggio che voglia dare è che una persona deve credere fortemente nei propri desideri, avere i piedi per terra, ma allo stesso tempo sognare e avere tanta passione nel proprio lavoro, in qualunque campo, in qualunque settore bisogna avere passione. E poi se una persona ci mette amore, poi insomma, si semina e poi si raccoglierà. Allora Sofia, a questo punto conviene che tu inviti i nostri ascoltatori a visitare il salotto, quindi lancia un messaggio perché vengano a vedere la tua collezione. Sarei felice di invitarvi personalmente appunto a vedere la collezione al Salotto di Milano, questa shopping house di lusso in via della Spiga 2, e se venite così ci presenteremo e vi farò vedere la collezione.